Ciao a tutti, oggi vi mostro come ultimamente stanno andando le mie giornate da studente che appunto fa l'università online che deve rimanere a casa. Per adesso mi sto svegliando intorno alle 7:30, 8:30 e non ho un orario preciso perché non metto la sveglia che mi dà fastidio, solo che il problema è che mi è capitato di svegliarmi magari un po' tardi e perdere qualche lezione. Per svegliarmi faccio due cose molto molto importanti, mi lavo la faccia e mi preparo un fantastico caffè. Di solito a colazione non amo mangiare nulla, però un caffè è d'obbligo per svegliarmi e nel mentre sorseggio il mio caffè di solito mi sto un attimo sul telefono, controllo i messaggi su WhatsApp, su Instagram. Anzi, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Di solito leggo anche le mail e parlo qualche minuto con i miei genitori. Finito il caffè, mi cambio il pigiama e metto un po' di musica jazz in sottofondo e per mezz'oretta mi metto a leggere. Leggo qualsiasi cosa, dai fumetti ai libri di vario genere. E per adesso sto leggendo questo libro che si chiama Intelligenza Emotiva, che vi consiglio. Una volta che mi sono stufato di leggere, prendo il tappetino e faccio 5 minuti di stretching per anche prepararmi allo star seduto al computer per 1000 ore durante la giornata. Dopo mi siedo in scrivania e siccome mancava ancora una mezz'ora dall'inizio delle lezioni, mi sono messo a lavorare su delle cose per YouTube. E nello specifico stavo analizzando delle analytics di alcuni miei video passati. Colgo anche l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete altri contenuti utili e interessanti. Alle 9:30 comincio la mia prima lezione ed è una lezione di analisi statistica multivariata, nello specifico il modulo di analisi esplorativa, dove impariamo ad analizzare i dati sfruttando il linguaggio di programmazione R. Per adesso trovo le lezioni molto interessanti anche perché riesco ad applicare i concetti studiati in passato. Anche se onestamente trovo le lezioni un po' pesanti perché facciamo 2 ore intense di live senza pausa. Finita la prima lezione, alle 11:30 avrebbero dovuto caricare delle lezioni preregistrate di Statistica 2, che ancora non erano online e quindi per sfruttare il tempo morto mi sono messo a ricopiare e sistemare degli appunti passati sempre di Statistica 2. Ci ho messo più del previsto, ma l'importante è avere finito. Sistemo la scrivania e poi mi metto subito a cucinare. Cucinare mi rilassa e mi permette di staccare la testa dalle lezioni e dallo studio, uno dei pochi vantaggi delle lezioni online. Mentre mangio, di solito guardo qualche serie TV. Per adesso sto rivedendo per la terza volta Boris, che è una delle mie serie italiane preferite, e se non la conoscete ve la straconsiglio. Subito dopo pranzo vado a lavare i piatti ed è una cosa che non mi piace molto fare, ma avendo la cucina minuscola devo sempre tenere tutto pulito e in ordine, se no è un casino. Comunque perdo tipo 10 minuti, niente di così grave. Finito di lavare i piatti, mi distendo sul divano e mi rilasso per una mezz'oretta. Di solito continuo a guardare Netflix oppure mi faccio un riposino, dipende da quanto mi sento stanco. E poi, finita la mia pausa pranzo, preparo un caffè e mi rimetto al lavoro. In questa seconda sessione di studio ho seguito le lezioni preregistrate di Statistica 2 che dovevo fare la mattina. Nella lezione si parlava di verifica delle ipotesi e del rapporto con gli intervalli di confidenza. Comunque, in 1:30 sono riuscito a fare tutto, anche se poi ero molto molto stanco. Ma una volta che ho finito le lezioni della giornata, esco a fare una passeggiata per riprendermi dallo stress e per recuperare le energie. A Milano facevano 3 gradi e la mattina aveva nevicato. Peccato che una volta uscito era quasi tutta sciolta. E io triste che volevo uscire per vedere la città innevata. Dai, adesso vi faccio un po' vedere la passeggiata che faccio quando finisco di studiare. Da Piazza Gaulenti proseguo in Corso Como e poi faccio un bel pezzo di Corso Garibaldi.
per poi girare e andare verso il castello sforzesco. E poi da lì tutto dritto verso il Duomo. Mi piace molto passeggiare, anche se con il freddo non è proprio il massimo. Tornata a casa, mi metto a stirare tutte le cose che avevo messo a lavare e procrastinavo questa attività da tipo 3 giorni, quindi prima o poi mi toccava. E poi, finito di stirare, per premiarmi dei miei sforzi, mi sono ordinato una pizza e la serata poi l'ho passata a vedere un film. Il video finisce qua, fatemi sapere se vi è piaciuto con un like e vi saluto, vi ringrazio della visione e noi ci vediamo al prossimo video.